Ciao amici! Hai già visto dei prigionieri che evadono in elicottero? Dei ladri fermati in flagranza di reato? Beh, preparati, ecco qualche evento strano immortalato dalle telecamere di sicurezza. Nella provincia cinese di Lanui, a Luan, un 1 aprile le telecamere di sorveglianza di un centro commerciale sotterraneo hanno filmato delle immagini molto divertenti. Vediamo un uomo, il quale sembra in ritardo, mentre scivola lungo i gradini a passo di corsa. In nessun momento vede la porta vetrata davanti a lui. Se quest'uomo sarà stato in ritardo al suo appuntamento, avrà avuto una solida e divertente giustificazione, visto che urta splendidamente il vetro. L'impatto è tale che la porta vetrata si apre fino a colpire le pareti in vetro, prima di frantumarsi in mille schegge. Un po' stordito dallo shock, l'uomo rallenta l'andatura, ma prosegue il suo cammino, senza preoccuparsi del caos che ha fatto. Questa ragazza era tutta contenta nel provare il suo nuovo hoverboard, ma la sua imprudenza è stata quella di non utilizzarlo in un posto abbastanza sicuro. Sicura di sé, si diverte quindi sul suo nuovo apparecchio a pochi passi da una piscina, ma la sua esperienza è stata più breve del previsto. Perde l'equilibrio, l'hoverboard svia dalla sua strada e si dirige verso la piscina, mentre la ragazza si butta a terra per provare a prenderlo. Solo quando l'hoverboard è nell'acqua riesce finalmente a mettere le mani sopra. Se questi apparecchi possono circolare su pozzanghere o sopportare gli spruzzi d'acqua, non sono fatti per essere immersi completamente. L'hoverboard non è da utilizzare con disinvoltura, causa molte cadute, ferite ed incidenti, al punto che dei medici lo sconsigliano per i bambini. Il direttore di questo piccolo negozio ha provato piacere nel registrare, grazie alla telecamera di sorveglianza, le scene più comiche per una giornata intera. Lo scopo? Divertirsi con garbo alle spese dei clienti e fare pubblicità del suo locale. Per questo aveva un piano: lucidare i vetri con la massima cura e renderli così puliti e così nitidi che ne diventavano invisibili. Lo scherzo è talmente un successo che le immagini mostrano una miriade di clienti che si scontrano successivamente col vetro, e la loro reazione è tanto più comica perché sono divisi tra dolore e stupore. Questa trovata pubblicitaria avrebbe potuto andar male, sai com'è facile fratturarsi il naso, o peggio. Per fortuna non è successo nulla di spiacevole e lo scherzo ha avuto l'effetto voluto. Andando a consegnare un pacco in un quartiere tranquillo, questo camionista non si immaginava gli inconvenienti che avrebbe affrontato. Le vie di questo quartiere, larghe, costeggiate da casette ben spaziate, gli facilitavano il compito ed era sicuro di evitare qualsiasi ritardo. Entrando in una strada, venne disturbato dall'abbaiare di tre cani che si trovavano in un piccolo giardino circondato da una recinzione. Alla luce della loro eccitazione, il passaggio di questo corriere sarà stato il momento con più animazione della loro giornata. Ma l'agitazione di questi cani non sarà stato l'unico problema del conducente. Ebbe il peggior spavento che potesse provare un camionista, quello di perdere il controllo del veicolo. Non preoccuparti, non è successo nulla di spiacevole e in nessun momento la sua vita o quella di altre persone fu messa a repentaglio. Dopo aver lasciato il campo visivo della telecamera, il camion riappare, circolando da solo in retromarcia e vicino, il conducente che prova a recuperarlo per azionare il freno di emergenza, sotto l'abbaiare dei cani, ma il suo sforzo non si era rivelato efficace. Allora ebbe la strana idea di allontanarsi dal suo camion, come se temesse che esplodesse, mentre quest'ultimo proseguiva il suo percorso, fino a sbattere contro un albero vicino a una casa vicina. Si immagina il corriere alleviato che alla fine ci sia stato più lo spavento che il danno, perché non è raro che questo genere di incidenti causi vittime e danni abbastanza importanti. Può essere molto vantaggioso dotare la propria casa di una telecamera di sorveglianza. Questo esempio è qui per dimostrarlo. In queste immagini, filmanti una casa nel Massachusetts, vediamo dei ladri a viso scoperto entrare nell'abitazione. Sembrano così rilassati che è chiaro che ne sono abituati. Ispezionano la casa per un bel po' in cerca di oggetti preziosi. Si dirigono senza indugio verso il piano di sopra, ignorando completamente la telecamera di sorveglianza. Il loro piano sembra funzionare e benché non si possa vedere se abbiano messo le mani su beni di valore, si indovina che si rallegrino di aver tutto il tempo del mondo per il furto. Ma il proprietario di questa casa è molto astuto. I due malviventi ignorano di essere osservati a distanza, fin dall'inizio, dal padrone di casa, il quale ha un accesso diretto alle immagini, e ciò che gli ha consentito di chiamare la polizia, la quale si è affrettata ad intervenire sul posto. Dopo qualche istante, molti agenti di polizia si introducono nell'abitazione. In non meno di 3 minuti arrestano Brian Chandanese e Jay Burch, un gioco da ragazzi per la polizia e un'ottima pubblicità per i venditori di sistemi di sicurezza.
Ecco un tipo di storia che si vede soltanto nei film. Danny Provençal e Benjamin Udon Barbeau sono entrambi prigionieri del carcere Saint-Jérôme in Canada. Il primo aveva commesso una rapina e un incendio doloso. I due malviventi avevano premeditato un piano d'evasione impressionante con l'aiuto di due complici all'esterno. Mentre i prigionieri aspettavano la loro liberazione, i complici prendevano in ostaggio un povero pilota d'elicottero, Sébastien Faurey, il quale era lontano dall'immaginarsi che i due turisti che aveva a bordo fossero in realtà gli amici dei due detenuti. Era tutto calcolato, i due prigionieri erano in attesa del minimo segnale, mentre il pilota d'elicottero era sotto la minaccia dei due passeggeri. Uno di loro puntava un'arma, lo costringevano a dirottare dal percorso previsto per recarsi in prigione. Il piano ha funzionato benissimo, l'elicottero è atterrato serenamente sul tetto del carcere, una corda legata all'apparecchio è allora dispiegata nel cortile esterno. I due detenuti lo afferrano, sotto gli occhi delle guardie carcerarie che possono utilizzare la loro arma solo se una vita è in pericolo. Pochi istanti dopo, l'elicottero riprende il suo volo e atterra lontano dal penitenziario, per consentire ai due criminali di salire a bordo perché erano ancora sospesi sulla corda, ma la fortuna non bacerà loro due volte. La fuga di Danny e di Benjamin sarà durata appena un giorno. I due fuggitivi furono alla fine catturati in una zona boschiva. Hanno scontato pesanti condanne e il loro soggiorno in prigione è stato molto prolungato. Hanno guadagnato un po' di celebrità, al punto che Benjamin ha rilasciato un'intervista telefonica dal carcere a un giornale locale, ha definito la loro piccola avventura come viaggio alla Superman. Attraverso molte immagini catturate da telecamere di videosorveglianza, il canale ABC News sottolinea un problema sempre più preoccupante: le persone che utilizzano il loro telefono camminando per la strada, ad immagine di questa donna in mezzo a un centro commerciale. Questa abitudine è più nociva di quanto sembra e gli incidenti più numerosi di quanto si possa immaginare. Se a volte l'incidente è comico, succede anche che ciò finisca molto male. Qui, sulle immagini di sorveglianza di un centro commerciale, vediamo una donna mentre scrive un messaggio, probabilmente molto urgente, senza guardare dove va. Si dirige dritta verso una fontana grande e la caduta è inevitabile, perché è completamente assorta dal suo telefono. Come previsto, inciampa e cade nella fontana, ma fortunatamente per lei è più la paura che il danno, perché, come detto poc'anzi, il fenomeno degli smombi, vale a dire degli zombie del telefono, prende sempre più piede ogni anno. In un'indagine realizzata da YouGov, si viene persino a sapere che il 65% dei pedoni ammettono di consultare il loro telefono camminando per strada. In ogni caso, il messaggio che avrà mandato questa donna le sarà sicuramente costato il telefono. Un'esperienza del genere la incoraggerà probabilmente a essere meno distratta camminando la prossima volta. Akira è un Siberian Husky femmina che si è attirato una piccola notorietà per un'avventura difficile da credere eppure vera. Akira è descritta come una vagabonda e un'avventuriera dai suoi proprietari, una famiglia che vive a Cottonwood Heights. Non manca mai un'occasione di evadere da casa e di fare un pezzo di strada. Ma quella volta si è superata perché sembra che si sia fissata un obiettivo preciso: andare al supermercato Smith e rubare un giocattolo negli scaffali. Riesce a deludere la vigilanza dei suoi padroni ed effettua un percorso di circa 10 km, seguendo un itinerario molto preciso, passando sotto due autostrade prima di arrivare alla sua destinazione. Quando è nel negozio, le immagini di sorveglianza mostrano chiaramente che Akira non esita troppo e si reca direttamente allo scaffale degli animali da compagnia. Lì è felice, un piccolo osso in cuoio che afferra e porta con sé fuggendo per tornare a casa. I padroni, vedendo questo nuovo giocattolo, erano divisi tra l'ilarità e lo stupore e hanno chiaramente indovinato che Akira avesse rubato il suo giocattolo nel negozio in cui erano abituati a recarsi. Akira non è stata tuttavia punita, ma i suoi padroni l'hanno costretta a chiedere scusa al personale del negozio. Si recarono tutti insieme al negozio in cui l'Husky, benché colpevole di un taccheggio, venne accolto come una superstar. Questa volta Akira ha avuto un comportamento più adeguato, si è recata alla cassa e la sua famiglia le ha pagato il suo giocattolo. Si immagina che da quel giorno la bella Akira sia osservata da vicino e che non abbia più molte opportunità di partire all'avventura. Questa giovane e bella donna russa non si immaginava sicuramente ciò che l'aspettava prendendo questo ascensore con una telecamera di sorveglianza nascosta e di cui le pareti sono in vetro trasparente per far sì che gli edifici di fronte siano ben visibili. Quindi aspetta pazientemente che l'ascensore la porti fino al piano voluto. In nessun momento si immagina che la vista all'esterno sia fittizia. Davanti a lei non ha un vetro trasparente come al solito, ma molti schermi piatti riuniti e sovrapposti che riproducono ciò che si sarebbe potuto vedere attraverso
attraverso il vetro in circostanze normali. L'obiettivo di un'attuazione del genere è quello di simulare un terremoto, grazie a due effetti simultanei, scossoni bruschi e violenti nella cabina d'ascensore, associati ad effetti speciali sugli schermi, che mostrerebbero il crollo dell'edificio di fronte. La ragazza, assorta da una telefonata, non si immagina nemmeno il cataclisma imminente e guarda i vetri finti, sognando, fino al momento del finto terremoto. Nel giro di qualche secondo vediamo allora la povera ragazza urlare dal terrore e aggrapparsi dove può, vedendo al contempo con orrore l'edificio di fronte che sparisce in una nube di polvere. Va riconosciuto, è un'esperienza che non desidera vivere nessuno, anche se dura solo qualche piccolo momento. È chiaro che la povera ragazza avrà provato il peggior spavento della sua vita. Ed ecco, è la fine di questo video. Cosa hai pensato di questi momenti strani filmati dalle telecamere? Quale ti ha stupito di più? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata al nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!